Ciao ragazze, bentornate a tutte. Allora, oggi impareremo bene come usare il Dotter. Innanzitutto, nell'infobox vi lascio dei link dove è possibile trovarli, acquistarli su eBay, oppure li trovate, io ho trovato questi due dei cinesi, oppure nelle profumerie, oppure trovate quello di Pupa, insomma ce ne sono tantissimi, oppure trovate quello di Avon, ce ne sono tantissimi in commercio. Si può chiamare Dotter o Spot, quindi ha due nomi. E adesso vedremo un pochettino come andarlo ad utilizzare. È un attrezzo di precisione, nella maggior parte dei casi ha due estremità, vi faccio vedere che di solito ne ha due, una e due, di solito sono anche diverse l'una dall'altra, e io questi due sono quelli che utilizzo di più perché hanno quattro POA di diversa misura e davvero mi ci trovo benissimo. Con questi è possibile davvero sbizzarrirsi e ricreare tante tante nail art facili e veloci. Allora, innanzitutto voglio dirvi che quando andiamo ad utilizzare il dotter cerchiamo di tenerlo quanto più diritto, ma non orizzontale. Vedete, non si usa così, non lo dobbiamo usare orizzontale, ma quanto più dritto, quindi andare di punta e senza esercitare una pressione esagerata, altrimenti al posto del puntino ricreeremo una ciambella di Homer. Allora, impariamo dalle basi come andare a prendere il colore. O intingendo la punta del dotter all'interno dello smalto, quindi un pochettino sul pennello, così, vedete? E poi vado a ricreare il mio puntino, oppure semplicemente prendendo un po' di colore, posizionandolo su una superficie impermeabile, non tro né troppo poco né davvero molto, e andare a intingere il dotter per ricreare il puntino. Praticamente mettiamo un po' di colore sulla superficie e vi faccio vedere che si intinge il dotter verticale e poi si vanno a ricreare tanti puntini. Come vedete, se non carico il dotter ogni volta, avremo dei puntini dal più grande al più piccolo. Invece, se andavo a prendere ogni volta il colore, i puntini sarebbero stati tutti uguali. Vedete? Tutti uguali ogni volta. Quindi, non caricare se vogliamo ricreare puntini dal più grande al più piccolo, ricaricare se li vogliamo tutti uguali. È possibile anche ottenere dei cerchi molto più grandi della punta che abbiamo. In che modo? Praticamente girando e distribuendo il colore in maniera omogenea, vedete, si possono ricreare dei pallini molto molto più grandi della punta in ferro che noi abbiamo già. Distribuiamo bene il prodotto, così si asciuga anche sull'unghia. Quando abbiamo delle sezioni da riempire e magari non abbiamo un pennello da nail art sottile, possiamo utilizzare lo spot dalla punta piccolina. In che maniera? Prendendo sempre del colore e andando a riempire le parti minuziose, vedete? È molto facile con lo spot riempire le parti che non riusciamo a colorare, magari stiamo facendo una nail art di Arlecchino. E vedete, c'è il bordo e poi alla perfezione si può riempire la parte interna. I cuoricini. Allora, o li disegniamo in questa maniera prendendo il dotter con la punta, diciamo, medio piccola e andiamo a fare due piccoli puntini, uno accanto all'altro, però che non si toccano tra loro. Poi giriamo il dotter, prendiamo la punta davvero molto molto piccola. Prendiamo sempre un po' di prodotto e andiamo praticamente a disegnare la parte finale del cuore, così, vedete? Se lo usate di punta diventa proprio una penna. Ecco qua, il cuore finito. Oppure, in maniera più semplice, però non ha una punta così evidente, si può fare un cuore così. Vedete? È più facile questo, facendo praticamente una V, però esce più rotondo sotto. Quando andiamo a prendere il colore, sia se lo prendiamo dal pennello, sia se lo prendiamo da una superficie, se abbiamo messo una goccia, andiamo a controllare, mi raccomando, che vi faccio vedere adesso, che non ci sia
praticamente la punta in ferro, altrimenti il puntino uscirà bucato. Vedete, deve essere tutto del colore. Lo spot più sottile si utilizza anche per prelevare questo tipo di applicazioni. In che modo? Prendendo un pochettino di smalto trasparente, mettendolo in punta e poi andando a prelevare semplicemente il brillantino. Ad esempio, voglio mettere questo blu, il brillantino che abbiamo scelto, e posizionarlo come desidero, diciamo, nella parte che più mi interessa. Sempre con il dotter dalla punta più piccolina possiamo ricreare anche delle rose. Vi faccio subito vedere come, facendo praticamente delle piccole virgole che formeranno alla fine un cerchio, una rosa. Virgola, virgola, virgola ancora, virgola ancora. Quindi in base alla grandezza della nostra unghia, magari, punta più piccola. E disegniamo una fogliolina naturalmente accanto. Basta non pressare per disegnare sulle unghie, basta non esercitare troppa pressione e davvero con il dotter sarà possibile disegnare tipo penna. Quindi ragazze, queste erano, diciamo, le nozioni base per utilizzare il dotter o spot. Fatemi sapere in un pollice in su se vi interessa come ricreare dei dotter fatti in casa, perché ci sono ragazze che non riescono proprio a reperirli, quindi vi faccio un video a parte, mettete un pollicino in su. Nei commenti fatemi sapere voi come lo utilizzate e io vi rimando al prossimo video tutorial. Ciao, un bacione!